L'Italia ha fatto la cosa giusta sollecitando le autorità egiziane per ottenere la verità e quindi dati concreti e valutabili su quello che è accaduto al nostro connazionale. Io ritengo che dopo questa prima fase di conclamata attività e conclamata richiesta di notizie per avere la verità, sia necessario passare a una fase meno strillata, diciamo così, e più sostanziale, per non mettere in difficoltà le autorità egiziane, che già lo sono, perché ci sono sicuramente dei conflitti interni in questo momento. Nelle istituzioni egiziane, per cui la continua pressione più giornalistica che reale mette in difficoltà al-Sisi e la sua struttura senza poi avere dei ritorni efficaci. Quindi è meglio una politica più riservata, meno strillata, che possa ottenere qualche brandello di verità, nel senso che la verità sul caso del Regeni si avrà solo allorché in Egitto le attuali conflittualità tra chi gestisce il potere saranno terminate, qualcuno avrà vinto e allora ci propinerà una verità che non sarà la verità assoluta, ma una sua verità abbastanza vicino a quello che è veramente successo.